Una giornata importante, quella di ieri per la viabilità nel Tanagro. Si è tenuta infatti l'inaugurazione della strada intercomunale in via Camposanto Filaro, che collega Pertosa e Caggiano. Si tratta di un'importante opera infrastrutturale che garantirà non solo il collegamento più veloce e sicuro tra i due comuni limitrofi, ma anche una efficace porta d'accesso al centro storico e cittadino del borgo di Pertosa per tutti coloro che percorreranno la strada statale 19 Terra. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti i sindaci dei due comuni interessati, il primo cittadino di Pertosa, Domenico Barba, e il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, insieme al parroco Don Pasquale Elisa. Dall'amministrazione hanno evidenziato come la nuova arteria stradale sia un grande traguardo in termini di vivibilità e accessibilità, soprattutto per un paese turistico quale è Pertosa. Sempre nel pomeriggio di ieri, nei pressi del municipio, in via Santa Maria, si è svolta un'altra cerimonia di inaugurazione relativa al campo da bocce che l'amministrazione comunale di Pertosa ha riqualificato e scelto di intitolare a Vincenzo Delauso, animatore culturale e indimenticato cittadino che con passione e generosità si è dedicato ad animare la vita sociale e culturale di Pertosa. Infine, in serata in Piazza De Marco, il sindaco Barba e l'amministrazione comunale hanno incontrato pubblicamente la cittadinanza per tracciare un bilancio del primo anno di mandato elettorale.